I giardini del Porcinai, che si trovano tra la stazione di Arezzo e l'immediato centro città, presi come punto di riferimento per lo spaccio di droga. Qui gli spacciatori attiravano i loro clienti per poi passarsi la dose. Due gli arresti siglati dalla squadra mobile di Arezzo. I residenti confermano che questa non è sempre una zona sicura su cui transitare. No, assolutamente no, sono vergognosi. Io abito qua a fianco e a parte, vabbè, già sono vergognosa alle 10:30 di mattina, la sera sono impraticabili. Io ci vengo con il cane la sera e la gente mi parla, mi grida, mi fanno sei sposata, vieni qua, bella. Quindi no, fanno schifo, è vergognoso che non ci sia mai la polizia. Sono queste panchine in cui i due spacciatori davano appuntamento ai loro clienti per la consegna delle dosi, un 53enne e un 50enne tunisini fermati dalla squadra mobile di Arezzo. Le immagini raccolte dalla polizia scientifica raccontano di un mercato fiorente nella città. Qui si stanno passando una dose di cocaina ed eroina. Le indagini erano partite dopo la morte di un aretino in via Provenza nel luglio del 2019. Nel suo cellulare un numero in uso a due spacciatori, l'ultimo contattato. La droga veniva tenuta in bocca fino al momento dell'accessione per essere pronti ad ingoiarla in caso di controllo. Una zona, questa della città di Arezzo, come purtroppo altre, ormai consueta per spacciatori e consumatori. L'attività della squadra mobile ha così dato un importante segnale. I due si trovano adesso nel carcere di Firenze. Ma non mi soffermerei soltanto qui, c'è altri posti dove veramente è più problematica la cosa, tipo il Pionta, tipo le zone dietro Saione. Ma io veramente ci passo ogni giorno, e anche di notte, ma io personalmente non ho incontrato particolari problematiche, ecco. Ci bazzica delle persone che non mi piacciono. Io sto qui un pochino, ma dopo me ne vado.